conosciuto Vito Belvedere negli anni 70, esattamente nel 1974, quando decisi di iscrivermi alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, e subito divenne uno dei punti di riferimento per il suo impegno, per la sua militanza come sindacalista, come dirigente politico del Partito Comunista Italiano. Portò avanti delle forme di lotta, di mobilitazione, quali quelle dello sciopero alla rovescia, per esempio, che, alla rovescia perché anziché astenersi dal lavoro, la protesta consisteva nel lavorare invece le terre incolte, abbandonate dai grandi proprietari terrieri, perché si desse una prospettiva di riscatto sociale, oltre che di sostentamento economico, alle classi sociali più deboli, agli indifesi. Certamente Vito Belvedere è stato un protagonista nella nostra città e nel nostro territorio, ma lo voglio ricordare anche come uomo delle istituzioni. Lui è stato consigliere comunale tra la fine degli anni 60 e i primi degli anni 70, appunto eletto con una messa notevole di voti in rappresentanza per dare voce a questo movimento dei lavoratori di Caltagirone. C'erano alcuni quartieri, per esempio, nella nostra città, che è sempre stata, è stata andando alla culla della Democrazia Cristiana, è stata la città di Sturzo che ha fondato il Partito Popolare, ma poi nel dopoguerra la città dove la Democrazia Cristiana raccoglieva una maggioranza assoluta netta. E vi erano alcuni quartieri, ricordo, quale quello dei Cappuccini e dell'Acqua Nuova, dove invece il Partito Comunista, che era una minoranza, era il primo partito, perché là vi era un insediamento di braccianti agricoli, di operai edili, e là Vito Belvedere raccoglieva tanti consensi e fu eletto diverse volte in consiglio comunale. Va via un pezzo dalla nostra storia, dalla storia di Caltagirone, ci sentiamo tutti un po' più soli. Ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo in una certa fase anche abbastanza bene. Io segretario dei giovani socialisti, lui è leader indiscusso della CGIL. Lui era legato a grande amicizia ad un vecchio leader socialista di Caltagirone, ma anche siciliano, l'avvocato Giacomo Pompeo, con cui aveva diviso una esperienza nella Federterra, quindi stiamo parlando degli albori del sindacalismo di sinistra del dopoguerra, che poi era continuata nella Federbraccianti per Vito, che era originario di Vizzini e che poi naturalmente aveva proseguito con l'assunzione di responsabilità più generali rispetto al comparto sindacale, quale quello di segretario generale della CGIL del Calatino, un protagonista delle lotte sociali, delle lotte politiche, anche presente nelle istituzioni, allorquando non c'era la incompatibilità fra essere sindacalista e essere consigliere comunale, la voce dei braccianti agricoli, degli operai edili in consiglio comunale, con altri naturalmente del mondo del lavoro, Vito Belvedere l'ha portata, e l'ha portata con grande dignità, con grande forza. Il mondo del lavoro calatino deve molto certamente a Vito Belvedere, il cui ricordo resta un monito per le nuove generazioni, per non rassegnarsi, per lottare anche in momenti difficili, e quindi per costruire la prospettiva di un mondo diverso, migliore. Ha fatto parte di quella generazione di comunisti, usiamo questo termine perché si adatta perfettamente alla sua personalità, che costruirono sia il partito che il sindacato. Belvedere, da quanto anche mi raccontava nel corso degli anni in cui siamo stati insieme in questa esperienza anche straordinaria, che è stato il movimento delle lotte studentesche dei lavoratori di Caltagirone, mi raccontava i suoi primi passi in campo sindacale e politico a partire dal dopoguerra, quando ci furono la ripartizione dei prodotti derivanti dalla legge di riforma agraria, o almeno dalla legge stralcio di riforma agraria. Lui fu protagonista in quegli anni della mobilitazione e dell'occupazione della terra, era molto giovane e faceva parte di una schiera di compagni, di militanti socialisti, comunisti, radicali,
che furono molto vicine all'esperienza dell'occupazione delle terre ed un movimento di rinascita dell'agricoltura siciliana. Credo che sia stato un esponente fondamentale nell'acquisizione dei diritti dei ceti più deboli di Caltagirone. Di questo dobbiamo rendergliene atto, che è stato un grande combattente ed un militante molto onesto e molto giudizioso nel produrre le lotte del Calatino. Mi piace ricordare due episodi. Primo, l'occupazione delle terre del Vajito. C'era stata la legge sulle terre non coltivate ma coltivate e decidemmo come sindacato e come movimento studentesco di occupare anche simbolicamente i territori del Vajito per chiedere che fossero dati a delle cooperative giovanili. E in prima fila c'era Vito. Un'altra cosa che mi ricordo, quando nella bella stagione dei decreti delegati della scuola fu eletto consigliere del componente del consiglio provinciale scolastico. Era anche quella una sede nella quale esprimere la voglia di cambiamento, il desiderio di cambiare qualcosa, di riconoscere diritti a chi diritti non aveva e soprattutto la voglia di dare una prospettiva, un futuro alle nuove generazioni. Oggi Vabbia è un pezzo di storia importante del nostro territorio. Vabbia, Vito Belvedere, che è stato un uomo carismatico, un uomo con grande temperamento e che ha fin dall'inizio, da quando era giovane, lottato per la conquista delle terre, partendo dal proprio paese, da Vizzini. Per noi è stato un grande maestro, ancora oggi noi prendiamo esempio da quello che lui è riuscito a fare e per le lotte che è riuscito a fare anche nel nostro comprensorio. Vito Belvedere è stato colui il quale ha fatto nascere questa CGL, questa grande organizzazione a Caltagirone. A noi il compito di continuare quello che è stato il suo esempio di lotta, a noi il compito di tutelare ancora i lavoratori come lui ci ha insegnato. E così come lui faceva, noi seguiamo ancora oggi le sue orme e lo facciamo con la realtà di oggi. Ciao Vito. Un uomo dalla spiccata autonomia, si è battuto per tanti anni per avere l'autonomia del comprensorio, staccandosi da Catania. Ci siamo riusciti, noi eravamo i suoi ragazzi. Un uomo al servizio dei lavoratori e della povera gente, dei pensionati, dei disoccupati. Un uomo che ne faceva una missione del suo lavoro, quindi ci ha lasciato una figura importante della storia del sindacato della nostra zona, del nostro comprensorio. Un uomo che ha cercato di battersi negli anni per lo sviluppo della terra del comprensorio, battendosi sino in fondo per la nascita del nucleo industriale e poi della zona industriale, cercando di innovare il consorzio di bonifica attraverso le superfici che oggi sono irrigue, attraverso la diga dell'Ogliastro e di un'opera purtroppo incompleta che fu lo sbarramento Pietrarossa. Un uomo stimato dalla gente e dal popolo, un uomo come noi.